Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo e a quanto pare ultimo episodio su Gris. Voglio osare questa volta, ragazzi, ma credo che questo finale si meriti almeno 70 like, per cui mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel pollice in su per sostenere anche nell'ultimo episodio questa incredibile e meravigliosa serie. Che dire, sono un pochettino impaziente. L'altra volta, ragazzi, eravamo arrivati qui, ci eravamo fermati qui con questa incredibile scena di fronte agli occhi. La nostra piccola blu, ragazzi, ha recuperato il dono della voce, è capace di cantare adesso, per cui liberiamo queste farfalle, utilizziamole per... Scusate, raga, ma cioè, wow! Scusate davvero se rimango senza parole, ma pure questi ragazzi effetti sonori sono assolutamente incredibili. Ok, quindi ce ne mancano 1, 2, 3 e 4, ragazzi. Ci mancano la bellezza di 4 luci, per cui io ho visto che comunque qua sopra si può andare di regola, si può saltare lì a destra e probabilmente si potrà fare la stessa identica cosa qui a sinistra, per cui visto che siamo qui a sinistra intanto vediamo, ragazzi, di andare prima di qua. Magari ci sarà un modo per arrivare. Ok, sono riuscita a salire fin qui. Ok, non ci serviva il dono del canto in questo caso. Wow. Ok, io sto continuando a premere un attimino a caso, ragazzi, perché non riesco a capire se appunto certe piante possono fiorire o meno. Per cui vediamo un po'. Qua sì, possono fiorire. Infatti. E vediamo un pochettino, ragazzi, dove tutto questo ci porterà. Abbiamo le farfalle, opla, che ci lanciano fino a sopra. E quindi devo tenere bene a mente, ragazzi, quanti... quanti luci devo trovare, perché magari può sfuggirmi la cosa. E intanto, prima di buttarci un attimo di sotto, ragazzi, io farei fiorire tutto quello che può fiorire. Di qua possiamo anche continuare verso sinistra. Oddio, si sta facendo abbastanza ampia la cosa, però io mi butterei un attimo. Ok, e vediamo un pochettino, ragazzi, là, perché qua sotto ci sono le farfalle, è vero. Qua sopra c'è un lucci. Attenzione, ecco qua. Ok, uno l'abbiamo recuperato, perfetto. Qua possiamo continuare ad andare sott'acqua. Ok, non possiamo più tornare indietro, perlomeno non da sotto, per cui... Ah, ok, qua possiamo continuare a salire e vediamo un attimino. Ok, qua non possiamo andare. Ok, dove possiamo andare, ragazzi? Le colonne sono più trasparenti. Questo almeno sono riuscita, scusate, a notarlo. E quest'oggi, ragazzi, mi vedete un pochettino, forse un pochettino sballottata, perché appunto l'idea di stare per finire questo gioco da un lato mi entusiasma, però dall'altro un pochettino mi rende triste, sinceramente parlando, ragazzi, perché... come vi ho già detto in qualche altro episodio, nel resto della mia vita non sono riuscita molto spesso a trovare giochi di così rara bellezza, ragazzi, per cui sta sparendo tutto, non ci avevo fatto caso, per cui l'idea che tutto questo stia per finire, ecco. Ok, quindi devo fare talmente in fretta, perché quello che usiamo, ragazzi, è la luce che ha sparato questa pianta, per cui mi devo sbrigare il più possibile. Io sto qua a cincischiare, tra l'altro. E quindi l'idea di finirlo, ragazzi, mi rende triste non poco, però
Ovviamente nulla è per sempre, nulla è fatto per durare. Cazzo, sto per cadere. Mi devo muovere, mi devo muovere, mi devo muovere, mi devo muovere. Dai, 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 blu che ce la famo. Sì! Ok, eccoci. Ci hanno risparato, ragazzi, nel mondo al contrario. Il che, come sempre, mi destabilizza non poco. Però ci abbiamo fatto un pochettino l'abitudine. Io sto andando totalmente alla cieca, ragazzi. Cioè, sto andando dove lo scenario mi sta portando effettivamente in questo momento. Per cui vediamo un pochettino. Ne ho trovato uno, me ne mancano ancora tre effettivamente. Opla, siamo arrivati da quest'altra parte. Qua possiamo far fiorire tutti questi fiori. Oh, che bello, ragazzi. E poi questi colori sono indescrivibili. Oh, ammazza, oh. Qua aumentiamo di livello. Sempre più. I fiori e le piante diventano sempre più grandi, ragazzi. Ok, non è abbastanza. Però possiamo fare così. Op. Aspetta, aspetta, blu. Ma qua possiamo saltare, per cui questo qua riusciamo a farlo fiorire. E ok, possiamo saltare qui e far fiorire anche questo, finalmente, perfetto. Ok, per cui io salterò di qua. E poi... ok, posso... ok, il canto non funziona, ragazzi, attraverso la linea di intermezzo. Per cui però se salto di qua posso tornare di sotto. Perfetto. Dai che ce la fai, cazzarola. Se salgo di qua comunque quello riesco a farlo fiorire? Manco. Il punto è che per saltare su questo fiore, ragazzi, devo per forza andare dall'altra parte. Però... funziona il canto nella linea intermezzo. Non capisco perché un attimo fa non mi ha funzionato, ragazzi. Che vergogna, che vergogna. Ok, no. Per far fiorire quello devo saltare per forza sul fiore del mezzo. Ed ecco qua. Ok. Ora sì, però temo che dovremmo fare particolare attenzione. Ok, stavolta ci sono riuscita ad avere un po' più di tempismo, perché l'altra volta, ragazzi, stavo cominciando ad innervosirmi perché non riuscivo a fare cose veramente elementari. Per cui andiamo e vediamo un po' ecco qua l'altro Lucci, ragazzi. Ma qua ci stanno piantando in una sorta di universo, di galassia. Ma che roba è? Oh! Ok, torniamo di qua però. D'accordo. Eccoci qua. Me ne mancano due, quindi. Ne ho trovati due. Ne dobbiamo trovare quattro in totale, quindi me ne mancano effettivamente due, ragazzi. Da notare che siamo tipo appunto all'interno, cioè di un cielo, ragazzi, sterminato, cosparso di stelle. Che meraviglia. Ok, qui siamo dall'altra parte. Infatti, perché prima, ragazzi, siamo saliti su per quella cascata. Per cui sfondiamo questo e andiamo. Andiamo giù. Andiamo di qua. E vediamo quanto ancora lontano ci porterà questo incredibile scenario, ragazzi. Allora, di qua ovviamente non posso andare, però posso salire. E andare di qua, ovviamente. Per cui ci buttiamo. Proseguiamo ancora più a destra. Andiamo su. Ma qua ci siamo stati, aspettate. Perché queste cose, ragazzi, già sono fiorite. Ah sì, siamo tornati di qua dall'albero. Per cui probabilmente, ragazzi, ce ne sono due a sinistra e due a destra. Per questo magari ci hanno riportato indietro. Quindi credo che quello che ci tocca fare adesso è andare a destra. Però se magari prendessi uno slancio migliore sarebbe molto meglio, no?
Ok, ecco fatto. Perfetto. Saliamo, Madonna Santa, quanto son perita oggi, Gesù. Ma può essere così difficile saltare tra un cubo e l'altro? E che diamine. Ok. Sì, lo so. Me ne mancano due, perfetto, grazie per avermelo ricordato. Magari se mi fate scendere la telecamera sarebbe molto meglio. Per cui, caliamoci di qua, spero di riuscire ad arrivare. Dovremmo, comunque, sì, ovviamente. Per cui andiamo di qua. Facciamo fiorire questi fiori meravigliosi, ovviamente sempre con questo canto assolutamente. Non so manco come riuscire a definire, ragazzi, la beltà di queste cose. E andiamo di qua. Ok. Probabilmente dobbiamo scendere di qua, magari. Vediamo un po' se pure stavolta magari l'intuito non me l'ha fatta capire male. Ok, tanto siamo caduti comunque in acqua. Che se non sbaglio comunque potevamo accederci anche da qua dall'inizio, infatti. Va bene, per cui comunque dovevamo prendere queste farfallette immerse, ragazzi, per poter arrivare su, credo. Però aspettate, ah no, di qua tanto non posso andare. Per cui, op! Ma canto o non canto, qua non posso usare proprio un cazzo, ragazzi, eh. Ai 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 ai. A che me serve tornare di qua se non c'ho modo per andare su? Ah, bella domanda. Il punto è che se blu, ragazzi, non è ferma su una superficie, non può cantare. Ok, raga, devo un attimo veramente capire cos'è che devo fare. Perché la cosa non mi è effettivamente molto chiara. Oh! Ok, qualcosa è successo perché ho visto le piantine lì chiuse. Oh merda. Ho visto le piantine lì chiuse e mi sono detta, magari comunque le devo. Oh Dio Gesù, allora, per quanto tu abbia la forma orribile di un ragno. Oddio, sì, perché mi fai ta veramente tanta impressione, scusami, eh. Sei tanto caruccio, ma gli hanno fatto quelle zampone, ragazzi, che proprio ce ne posso fa. Ok, vieni di qua, amico, mi segui? Mi segui? Mi segui? Mi segui? Mi segui? Ho capito, ragazzi, ma io qua comunque riuscivo ad arrivarci. A che me serve il tipo qua? A che me serve il tipo qua? Oh, ok, ci segue anche da sotto, per cui se tu vieni di qua. Oh, certo, possiamo usarlo per andare dai fiori. Il punto è che adesso io sono caduta qua. Andiamo! Andiamo, sì! Yuhu, sta andando da solo, ragazze. Ok, hai già capito qual era il tuo scopo. Grazie mille, amico. Veramente, per quanto io ti trovi ripugnante da certi punti di vista, mi sei stato veramente di grande aiuto. E qua c'è il terzo Lucci. Perfetto, probabilmente non so se questo tizio ci servirà ancora, ma forse no. Per cui intanto facciamo fiorire le varie piantine e saltiamo su. Perfetto, siamo di nuovo immersi. Che belle ste ninfee. Che spettacolo. Allora, possiamo andare anche di qua, giustamente. E qua abbiamo le farfallette che ci serviranno. Mazza com'è andata di sopra. Ci serviranno infatti per arrivare qui. E posso entrare nell'acqua. Ok, siamo comunque al contrario, ragazzi, perché c'era la linea di confine. E allora di qua non possiamo andare. Di qua invece sì, di regola. Perfetto. Per cui probabilmente prendere l'ultimo luce non sarà proprio tutta sta gran passeggiata, però va bene lo stesso. Ce la faremo come ce l'abbiamo sempre fatta fino ad ora. Per cui andiamo di qua.
E di nuovo saltiamo di qua. Per quanto io non capisca cosa serve tornare da questa parte, ma probabilmente ci serve. Per cui, se no, insomma, non avrebbe senso. E visto che in questo gioco tutto ha un senso, ragazzi, per quanto a volte non ci sembri. Ok, oh mio Dio. Ok, possiamo attivare. Ma che spettacolo sei? Aspettami! Oh, portami su! Ok, dovremmo fare lo stesso dall'altra parte, perché anche questa figura si può attivare. Perfetto. E ci aiuterà ad arrivare, ragazzi, da quell'altra parte, per cui aspetta. Ok, si era bloccato un attimo l'audio, non ho capito precisamente perché. Però dovremo utilizzare... Ok, perfetto, adesso possiamo passare dall'altra parte, infatti... E arrivare di qua. Grazie mille, ragazze. Oh, oh cazzo. Ok, evidentemente ho saltato troppo in alto. Va bene, attendiamo con grande impazienza di poter tornare di là. E evidentemente magari non devo saltare proprio appena è più in alto, perché ok, perfetto. Bisogna pure un attimo calcolare a volte. Benissimo. Andiamo su, anzi, torniamo di qua. E eccolo qui. Ce l'abbiamo, ragazzi. In mezzo a questa galassia prendiamo l'ultimo Lucci e torniamo finalmente all'albero della vita, chiamiamolo così. Un pochettino ricorda pure quella figura, ragazzi. Quindi, oddio, probabilmente significa questo, magari. L'albero che è fiorito e in qualche modo si sta cercando di tornare alla vita. Magari, dopo essere sprofondati nella tristezza, nella disperazione, nella depressione anche, purtroppo. Quindi, ok, di qua non posso andare. Ah, qua posso rompere il pavimento, ragazzi. Vedete che certe volte, se non si fa caso ai dettagli, non si va mai più avanti. Per cui, perfetto. Noi per andare avanti dobbiamo tornare indietro, in questo caso. Per cui io direi di andare abbastanza spediti. Dove siamo? Io pensavo ci avrebbero riportati direttamente all'albero. Quanto pare mi sbagliavo, ci stanno facendo fare un po' più di strada, in effetti. Eccoci qua, ci siamo, vero? Sì, siamo qui, ragazzi. È arrivato il momento di scoprire dove ci condurranno, ragazzi, questi Lucci. E sono un po' nervosa. Vi dirò con estrema sincerità. Eccoci qua. Andiamo. Sembra, ragazzi, che saremo al centro di tutti questi cerchi. Mamma mia, anche se... Minchia, la figura si fa sempre più complessa. Ci siamo. Ah, ok. Quel cerchio, ragazzi, si può attivare col canto. Infatti, ci ho messo un secondo. Ok, si è completato tipo il cammino, ragazzi, evidentemente.
Abbiamo visto, ragazzi, che è come se il mondo fosse tornato dritto. Magari così sembra. Oh, fino a su! Mannaggia, l'ho preso male lo slancio. Non pensavo mi portasse così su. Andiamo. E vabbè, ma se salto prima di finire lo slancio, non ci arriverò mai. Ok. Oh merda, immaginavo. Aiuto! Oh, blu! Non me l'aspettavo, ragazzi, veramente io pensavo che saremmo saliti lì e poi sarebbe successo qualcosa, ma qui ci sono anche i suoi frammenti. Le statue, io penso, rappresentino lei, quindi siamo sprofondati di nuovo nell'ombra di noi stessi. Giuro, ragazzi, siamo in game, ma vi giuro che non mi sarei aspettata questo risvolto, perlomeno. Alla fine hanno fatto assumere a questa figura nera anche le sue stesse sembianze. Ok, però anche nelle più profondità dei nostri abissi c'è un... È morta? Per ora è enigmatica per me questa figura, ragazzi, perché sembra morta. E probabilmente una figura metaforica, magari essere morti dentro, visto che comunque prima le figure, ragazzi, erano sempre comunque vive, erano disperate ma vive, quindi per ora non riesco a reinterpretarla sta cosa. Io mi posso solo augurare che sia una sorta di morte metaforica. Ok, ragazzi, stiamo risalendo. Da notare, grazie ai frammenti di noi stessi. Quindi anche se siamo a pezzi, possiamo riuscire a risalire. C'è la luce qui, ragazzi, c'è la luce. Quindi possiamo riuscire a riemergere dalle profondità dell'ombra di noi stessi, grazie ai nostri stessi frammenti. Quindi anche se siamo in mille pezzi. E questa cosa è...
Caterina. Madonna santa. Ok, di una simbologia, ragazzi, spettacolare, perché ovviamente, come vi dicevo, bisogna risorgere dai frammenti di se stessi, e quindi per quanto alla fine, ragazzi, si resti sempre un insieme di cocci, bisogna rimettersi insieme. Incredibilmente metaforico il fatto, ragazzi, che questo mare nero alla fine stia cercando comunque di immergerla, di sovrastarla, e lei fino all'ultimo respiro sia riuscita a rimettere insieme i frammenti di sé. Credo, ragazzi, che per chi tipo me magari ha vissuto stati d'animo tipo quello orribile della depressione, comunque tutto questo significhi ancora di più. Quindi forse è per questo che mi prende così nel vivo, probabilmente. Comunque siamo riusciti a rimettere insieme i nostri pezzi, e da questo riusciamo finalmente, ragazzi, a percorrere questo percorso di stelle, e riusciamo finalmente a salire. E vedere dove ci conduce.
Che belli sti colori, mamma mia, raga. Questa atmosfera. Ce l'abbiamo fatta. Scusate ragazzi, ma alla fine di tutto questo e ripensando, insomma, a quello che ho vissuto con la depressione, mi sembra appunto di rivedere me stessa in questo percorso. E riflettendoci, credo ci siano veramente molte analogie con il percorso che magari una persona percorre appunto quando vive certi stati d'animo, certi stati psichici. E quindi io, ragazzi, che ho purtroppo vissuto l'incubo della depressione, vi posso dire appunto che ci rivedo tante cose. Ci rivedo appunto il percorso che magari io stessa ho fatto per riuscire a venirne fuori e quindi alla fine di tutto, come nel gioco, riuscire, ragazzi, a raggiungere e a immergersi nella luce della vita. È stato incredibile, è stato, ragazzi, non voglio spendere tante parole perché credo di aver detto già durante tutti gli episodi quello che penso di questo gioco e è stato unico, meraviglioso e per quanto simbolico, credo che certe cose fossero veramente abbastanza chiare, abbastanza, non dico semplici da capire, ma un minimo interpretabili, ecco. Poi magari l'interpretazione comunque è personale, quindi magari è anche possibile che ogni giocatore possa vedere una cosa diversa nei vari elementi. È incredibile questo gioco e ci tengo a ribadirlo, ragazzi. Credo uno dei videogames, non so manco se poterlo definire tale, una delle esperienze videoludiche più belle che io abbia fatto mai in tutta la mia vita. Lo consiglierei? Assolutamente sì. Per quanto, ragazzi, ormai le persone, i videogiocatori, non abbiano la minima intenzione di sforzarsi, magari di sforzare la propria mente, di sforzare la propria sensibilità, il proprio cuore per giocare a qualcosa, lo consiglierei a prescindere a chiunque, veramente a chiunque, anche se probabilmente, ragazzi,
Queste esperienze non possono essere veramente totalmente apprezzate, credo, se non si ha un minimo di sensibilità dentro il proprio cuore. Quindi, purtroppo, ragazzi, queste esperienze non possono raggiungere tutti per colpa magari del modo in cui il mondo di oggi è fatto, ma lo consiglierei comunque a prescindere e nonostante tutto anche solo, ragazzi, per l'aspetto tecnico del gioco, perché io adesso mi sto concentrando soltanto sull'esprimermi riguardo le emozioni che questa esperienza mi ha dato, ma parlando un attimino, ragazzi, di aspetto tecnico, veramente credo di aver già detto tutto, ma mi ripeto, è meraviglioso, ragazzi, anche dal punto di vista tecnico è incredibile. I disegni, ragazzi, questo gioco, se non sbaglio, è stato creato a mano per la maggior parte, forse per tutto il gioco, insomma, è stato fatto a mano, i disegni sono stati fatti a mano, le colorazioni, gli effetti di luce, gli effetti sonori e le musiche, ragazzi. Io non credo di poter utilizzare qualche altra parola per esprimere la magnificenza di questo videogame da qualsiasi punto di vista. E io non me lo dimenticherò mai, ragazzi. Non me lo dimenticherò mai. È una di quelle esperienze videoludiche che ti entrano nel cuore, entrano a far parte di te, che ti rimangono stampate in testa. E io direi che si meriterebbe anche 100 like, ragazzi, forse questo finale e questo gioco in generale. Non so che altro dire. Non so che altro dire. Se non che è stato capace di ricordarmi e sensazioni, momenti della mia vita. Nonostante questo, di ricordarmi che è possibile riemergere da certi momenti, da certe sensazioni, da certi stati d'animo. È possibile. È possibile vedere la luce. Quindi dovrebbe essere anche una sorta di messaggio, credo, di speranza. Ragazzi, io vi ripeto, adesso questa è la mia interpretazione. Non so cosa effettivamente abbiano voluto mettere nel significato di questo gioco gli sviluppatori, e spero soltanto di essere riuscita a comprendere almeno un po' quello che questa esperienza vuol dire. Ovviamente, ragazzi, aspetto impaziente i vostri pareri qua sotto in commento, perché ci tengo a sapere anche interpretazioni di altri, come voi avete vissuto questa esperienza e se per voi ha significato qualcosa. Quindi questo video e questa serie, con mio grande rammarico, terminano qui. Grazie a tutti, ragazzi, un bacione, un abbraccio a tutti da Giocherina, ciao.